la posizione innanzitutto quella di chi è sconfortato e sconcertato per la situazione che si è verificata, e siamo qui a piangere, io credo, le vittime in un momento di cordoglio e raccoglimento innanzitutto, deve essere questa innanzitutto la nostra prima reazione. È evidente che vogliono, che stanno seminando terrore, paura e odio, e noi dobbiamo rifiutare la paura in tutti i modi, dobbiamo sconfiggere la politica del terrore, anzi mi auguro che siano intensificate a livello internazionale le azioni contro il terrorismo per sconfiggerlo, ovviamente anche militarmente, ma poi dobbiamo nelle nostre città essere quelli che proseguono a vivere libere e liberi. E non dobbiamo assolutamente regalare alla loro logica del terrore la nostra libertà. Secondo lei quanto accaduto ieri a Parigi è un, diciamo, non è mai accaduto in Europa negli anni recenti un simile attacco. Secondo lei è più una questione di gap magari culturale o di gap di, diciamo, difesa di sicurezza non adeguata? Ma è chiaro che ci troviamo di fronte ad una svolta preoccupante, difficile anche da valutare, e non voglio improvvisarmi. È evidente che vogliono far sì che le nostre città divengano sempre di più città che vivono sull'orlo di una crisi di nervi, città impaurite, eccetera. E è chiaro che quanto è accaduto chiama in causa poi una riflessione sull'efficacia dell'azione preventiva, però sinceramente mi pare che la dinamica stessa dimostri che diciamo, era difficile da contrastare lì un'azione di questo genere. Forse, anzi mi auguro che si debba intervenire con più decisione in un'azione preventiva, e questo chiama in causa evidentemente l'azione dei servizi internazionali, che mi auguro sappiano collaborare con molta forza, senza che le nazioni giochino fuori da una logica di cooperazione. Poi sono convinto del fatto che esista evidentemente un tema culturale di relazione tra culture differenti, e in questo caso la cosa più stupida che possiamo fare è rinchiuderci e dare l'idea di essere fortini assediati, a quel punto davvero mettendo insieme noi tutto quello che invece non è oggi assimilabile. Ad esempio si fa riferimento ai musulmani. I musulmani sono in questo caso quelli che uccidono, perché quelli dell'ISIS sono evidentemente musulmani, ma sono anche quelli che muoiono, perché tantissimi musulmani sono vittime dell'ISIS, o sono in tanti che resistono all'ISIS laggiù, non qui, nel senso che stanno facendo la guerra all'ISIS. Quindi anche in questo caso bisogna evitare non solo pericolose generalizzazioni, ma pure di mettere in campo una logica che aiuta a assimilare tutto. E quindi bisogna andare avanti con molta decisione, senza paura e con maggiore durezza nell'azione repressiva, questo è evidente.